Buongiorno a tutti, porto i saluti del sindaco di Taranto Melucci, impegnato a Roma per un incontro importantissimo al CONI. Proviamo a perseguire in quel raggiungimento gli obiettivi che la città merita e mi auguro, ci auguriamo sempre più alti. Bene, oggi per me è una buona giornata, è una bellissima giornata, mi sento di ringraziare gli organizzatori. Finalmente, mi tocca dire finalmente perché ne parliamo sempre meno, parliamo di terzo settore, parliamo di privato sociale, quindi quel mondo di associazioni, quel mondo di enti privati, quel mondo di onlus che distribuiscono, erogano beni e servizi con una finalità che è quella di un interesse collettivo, appunto senza alcuna finalità di lucro. Organismi che ricevono la legittimazione dalla Costituzione, quindi voglio dire molto legata, lo diceva Don Filippo, alla tradizione del Paese, e si distinguono dal primo settore perché il primo settore, appunto, il pubblico fanno un'attività collettiva, ma la fanno con una ragione giuridica privata. Si differenziano dal secondo settore perché il mondo delle imprese, quindi dell'economia, quindi lo fanno senza scopo di lucro. Io sono guardato delle norme, le vado sempre a riguardare, in particolare la legge 328 del 2000 rimette agli enti locali, quindi comuni, regione, Stato, nell'ambito ovviamente delle risorse disponibili, il compito di promuovere ogni azione utile per il sostegno e per la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore, in particolare alle regioni, invece l'assessore regionale, la dottoressa Candela, ottima dottoressa Candela, che voglio dire, la regione deve, rappresentata oggi da voi, ma ovviamente non è un riferimento alla regione Puglia, ma in generale le regioni dovrebbero garantire l'adozione di specifici indirizzi per regolamentare il terzo settore e poi tra l'altro disciplinare quello che è il mondo del volontariato e in particolare i rapporti tra gli enti locali e il terzo settore. E quindi puntare sempre a un qualificato e alto sistema di erogazione dei servizi e provo a pensare all'istituto del 5 per 1000, un istituto nato una quindicina di anni fa, oggi ancora rinnovato, che consente, incentiva per quello che si può chiaramente l'attività svolta dai soggetti che operano nel privato sociale. Le politiche sociali ed economiche del passato hanno purtroppo creato un clima di sfiducia nelle istituzioni e tra le istituzioni con la popolazione. In primis, purtroppo, devo dire lo Stato, perché lo Stato ha avuto un progressivo e sempre più veloce disimpegno verso il terzo settore e verso, diciamo, un'attenzione alle fasce più disagiate della popolazione. E mentre lo Stato alleggeriva il suo impegno, per fortuna c'era la crescita del volontariato, un sistema che ha garantito una tenuta dello Stato sociale. Ovviamente abbiamo bisogno di recuperare questa fiducia e mi sento di parlare da istituzione e alle istituzioni e dobbiamo guardare oltre il dito, dobbiamo recuperare. Dobbiamo eliminare le iniquità. Dobbiamo eliminare le iniquità perché dobbiamo sentirci tutti uguali. Don Filippo faceva riferimento a un principio nobile che è il principio della sussidiarietà. Rimanendo in tema di attualità, l'Europa nasce con un principio che è il principio della sussidiarietà proprio per eliminare quelle iniquità tra i popoli a partire da quelle che sono le tradizioni e i valori dei singoli stati, delle singole popolazioni. Ora, mi auguro che, perlomeno un pensiero personale, in Europa ci restiamo, perché diversamente la vedo veramente dura da garantire questo principio di sussidiarietà tra popoli, tra paesi, e la Brexit è un caso che ci dovrebbe insegnare molto. Credo che sia difficile poi garantire questo principio di sussidiarietà. E vengo alla riforma del terzo settore, un percorso, un riordino, forse,
forse necessario, probabilmente necessario, ci sono alcune cose che mi incuriosiscono. Per esempio, è da capire, lo diceva anche Monsignore, quelle riduzioni sulle agevolazioni fiscali che venivano garantite alle cooperative sociali, cooperative che fino a oggi, anzi fino a ieri, erano strumenti, erano contenitori che riuscivano a garantire, a creare, a crearsi, perché penso alla cooperazione, occupazione, reddito, e citava appunto dignità dell'uomo. Un recente rapporto di Unioncamere ha messo in luce quello che è stato il ruolo della impresa sociale, quello che è stato proprio l'imprenditoria sociale come imprenditoria strutturata, che nel recente passato ha tenuto rispetto all'emorragia occupazionale legata alla crisi economica. Appunto, impresa sociale, un'impresa che è disciplinata dal decreto legislativo 155 del 2006 e che favorisce l'inserimento lavorativo di quei soggetti svantaggiati, di quelle persone svantaggiate, di persone con disabilità, che purtroppo difficilmente, direi quasi anche la parola impossibile, però molto difficilmente entrerebbero nel mondo del lavoro, e quindi per questo è necessario puntare a guardare agli ultimi. Ma io non mi voglio dilungare, credo che sia piuttosto evidente che l'assenza di un coordinamento nelle attività svolte dal terzo settore, per il terzo settore, faccia sì che il grande sforzo, lo dicevo prima, tenuto da un volontariato per fortuna sempre crescente in Italia e in particolare nel sud, in questi anni si è recuperato il gap che c'era tra sud e nord. Quindi è necessario fare uno sforzo, un grande sforzo, per sopperire, perché il volontariato da solo non ce la fa, a sopperire le carenze e le lacune di uno Stato che si è disimpegnato e che ha il dovere di preoccuparsi, di prendersi cura dei bisogni dei più bisognosi, della popolazione italiana che ha sicuramente più bisogno. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.